arrivati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme alle curiosità di questa puntata. Nel 1783 il primo volo di una mongolfiera. Cinque secoli dopo, le mongolfiere di carta utilizzate in Cina per segnalazioni militari, nella Francia pre-rivoluzionaria si sollevò nel cielo un pallone alimentato ad aria calda che da semplice spettacolo per gli occhi si trasformò in un mezzo di trasporto per gli uomini. L'idea venne a Joseph Mongolfier. Per volere di re Luigi XVI, Mongolfier fece un esperimento a Versailles col proposito di provare a trasportare esseri umani, poi sostituiti da tre animali, un'anatra, tra un gallo e una pecora. Il test fu completato regolarmente con i tre passeggeri atterrati sani e salvi. Un mese dopo avvenne il primo volo con equipaggio umano. Si può essere delusi se non si riesce, ma si è condannati in partenza se non si tenta. Sils Beverly. La curiosità del territorio di oggi ci porta a scoprire Palazzo Montanari. È una villa padronale trecentesca situata sulla collina di Bure nel cuore della Valpolicella classica. La casa torre con colombara è la parte più antica. Dal 1400 in poi, in epoca veneziana, la villa perse la sua funzione militare e fu utilizzata come centro amministrativo dei fondi agricoli. Nella seconda metà del XV secolo questa corte venne convertita a scopi abitativi e agricoli. Nel corso dei secoli successivi divenne villa padronale con saloni per le feste, roccolo di caccia e chiesetta. Dalla villa si gestivano i fondi agricoli, si assolvevano le funzioni religiose e si amministrava la giustizia. In seguito, con l'evoluzione del Rinascimento, la villa fu anche luogo di villeggiatura primaverile ed estiva per le nobili famiglie. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.